è chiaro quello che voleva dire. Allora, sempre chi vuole intervenire basta che alza la mano e noi lo prenotiamo. Anna, una cosa. Oh, io volevo fare una comunicazione ai cittadini e una richiesta all'amministrazione, visto che abbiamo la possibilità di averli qui stasera con noi. L'informativa è che lunedì scorso si è costituito a Bacoli un coordinamento chiamato coordinamento no cav, no cave, per dire no fondamentalmente all'accordo di programma che l'amministrazione provinciale ha sottoposto ai comuni di tutta la provincia di Napoli. Questo accordo di programma prevede, tra le altre cose, l'individuazione di cave in tutti i comuni della provincia di Napoli, nelle quali cave deporre dei rifiuti che, come diceva prima Alessandro Parisi, vengono chiamati con il nome FOS, frazione organica stabilizzata. Sarebbe la parte organica del rifiuto indifferenziato che però per essere riutilizzata poi dovrebbe passare attraverso un trattamento di stabilizzazione biologica in impianti specializzati. Però gli impianti poi specializzati per il trattamento di questi rifiuti dovrebbero essere quelli di Tufino e Giuliano, che tutti quanti sappiamo non essere assolutamente adatti a questo tipo di funzione. Allora, il coordinamento ritiene che rispetto a tutto, diciamo, la politica ambientale che si sta cercando di fare, che anche questa amministrazione ha cercato di porre in essere rispetto al miglioramento, alla maggiore diffusione della raccolta differenziata, alla cercare di ridurre a monte la quantità di rifiuti, al riciclaggio di rifiuti per cercare di trarne un vantaggio anche economico, rispetto a tutta questa politica ambientale che si vuole mettere in campo, poi ci sembra assolutamente fare un passo indietro, oltre che un atto di inciviltà, quello di ritornare con l'incubo delle cave riempite di rifiuti. Il coordinamento dice no, cioè chiede esplicitamente all'amministrazione di respingere l'accordo di programma. E io lo chiedo ufficialmente, io faccio parte di questo coordinamento e chiedo, cioè anche a nome del coordinamento, ne abbiamo fatto anche richiesta di essere ricevuti dal sindaco in modo da poter formalizzare questa richiesta, di chiedere che questo accordo di programma sia assolutamente respinto, perché non possiamo permettere che la nostra provincia diventi un cumulo di cave piene di rifiuti che assolutamente non sarebbe sicuri, e poi si andrebbe in netta contraddizione con tutto quello che si sta dicendo anche stasera. Grazie. Altri interventi? Aspetta, sì, nessuno? Mike. Ah. Allora, io volevo sapere se la delibera di giunta prevede la realizzazione di un'isola ecologica in località Cuma, quindi ex Campi da Temis, è effettiva, nel senso che è una volontà dell'amministrazione oppure no, perché sappiamo che lì c'erano numerosissimi sversamenti di rifiuti tossici, quindi quantomeno dovrebbe essere necessaria prima una bonifica. Quindi si farà? Ok. Tempi. Altri? Una domanda veloce per l'ingegnere. Alcuni rifiuti, diciamo, speciali, tipo per esempio se un cittadino deve pitturare un appartamento oppure una veranda oppure una finestra, i residui di roenti acquaraggia, che è poco, voglio dire un litro, mezzo litro, dove si va a buttare? Allora, se un cittadino che prende una ditta, la ditta... No, una finestra. Ah, fai da te. Una finestra, allora, un balcone. Sì, per quanto riguarda il fai da te delle pedicce, è un rifiuto speciale, non pericoloso, ma è un rifiuto speciale. In questo momento, perché dal punto di vista strutturale, ma in senso vero e proprio strutturale, a livello di capannone, abbiamo qualche problematica, perché come è stato già anticipato siamo in via di sfratto.
Abbiamo qualche problema nel poter accogliere questa tipologia di materiale. Non nascondo che comunque una richiesta di convenzione è stata fatta per convenzione con delle ditte che trattino questo materiale, perché noi come con tutte quante le tipologie di materiale noi lo ritiriamo successivamente, conferiamo alle piattaforme convenzionali. Abbiamo fatto la richiesta e siamo in attesa di poter stipulare una convenzione col miglior offerente, quindi siamo in attesa di una migliore offerta, stiamo valutando quale sarà la migliore offerta, si tratta insomma di presentare un'altra ventina di giorni per avere tutte quante le offerte alle ditte a cui abbiamo fatto la richiesta per poter stipulare una convenzione, perché mi rendo conto che è una cosa comunque indispensabile, perché insomma ormai visto che trattiamo tutti quanti i rifiuti, le medicinali scaduti, batterie, accumulatori, questo e pochi altri sono rimasti materiali che ancora non riusciamo a conferire. Aspetta, allora, hai fatto 30, facciamo per tu. Altri interventi? Domande, segnalazioni? Io dicevo un'altra cosa, vabbè, penso che la voce mia due cose devo dire fare. Io ogni tanto faccio un giro a piedi intorno all'aria. E di la verità, l'altro giorno portavo un amico che non è di qua, che mi sto bene di sta monnezza, allora dico, l'altro sono formato di spiaggette, però non voglio spiaggette con sabbia, con rifiuti. E io mi metto scuola quando parte di a fare un giro la tua. Pensavo che diceva qualche cronata, perché io non sono tanto bravo a parlare, visto che nessuno ha visto. Qua posso rispondere io, prendo colgo la palla al balzo. Qua mi dispiace per notare però non l'inciviltà, perché qua veramente si tratta proprio, per me paradossalmente, vabbè, esaspero la cosa, ma è disastro ambientale, perché che la gente che si rifiuta a quel punto di separare i rifiuti piuttosto li vada a buttare nel lago, e non nego io che ho trovato cittadini di tutto punto e insospettabili che per dispetto vanno a gettare queste cose all'interno del lago. Poi ovviamente siamo a Vagoli, quindi vi conoscete tutti, ormai sto imparando a conoscervi anch'io, quindi sì, le notizie mi giungono all'orecchio di persone che mi vanno a buttare dei monitor all'interno del lago che poi sono stati recuperati e che poi successivamente sono state sanzionate. Là per me non c'è alcuna giustificazione, e non c'è neanche giustificazione dal punto di vista di carenza del servizio, perché per quanto un servizio possa essere carente e anche del tutto inefficiente, significa fare male, voler male alla propria città. Cioè, sono pienamente d'accordo, però quando tanto i vigili passano solo per fare un pure per bene, acchiappare qualcuno. Qualcuno è stato acchiappato, ma secondo lei i cittadini di Bauri sono 30.000, i vigili quanti possono essere? Fino a poco non abbiamo dato un esempio, noi pagolesi. Certamente mi sa tanto sono, però vorremmo pure che le autorità vigilassero pure un po', perché se caga ci fanno fare brutta. Allora, io rispondo sempre anche per i vigili, perché ormai sto anche lavoro anche assieme a loro. Allora, c'era Peppino e dopo lì.